Radio Borghi Aquilini. Senatore Claudio Borghi, che è al telefono appunto ed è il padrone di casa e scuola di magia. Ben trovato, senatore. Buongiorno a tutti. Allora, com'è andata all'ombra della Tour Eiffel? Questo è interessante perché diciamo che possiamo andare a vedere cosa è successo sia a Parigi che a Londra, no? Perché in tutti e due i casi sono successe delle cose strane, vale a dire la gente vota in una maniera, ma stranamente in Parlamento ci vanno altri, già, non necessariamente quelli che hanno preso più voti, anzi in certi casi quelli che hanno preso meno voti. E allora a uno viene il dubbio che sia uno dei nostri soliti trucchi di magia che cerchiamo di denunciare ogni volta. E questi trucchi di magia si chiamano sistemi elettorali. Allora, i sistemi elettorali sono ovviamente delle cose che ogni tanto in politica vengono toccati e tutti sbadigliano, no? Dicono normalmente uno quando sente cambiamo il sistema elettorale, cambiamo la legge elettorale, no? La maggior parte delle persone dice ecco, invece di aiutare le persone che non arrivano a fine mese, ecco che si vanno a toccare la legge elettorale, no? E così via, cosa che non interessa a nessuno. E però invece a qualcuno dovrebbe interessare, perché se qualcuno tocca la legge elettorale e lo fa in modi, diciamo così, che portano conseguenze, poi anche il tuo voto, che è quello che ti garantisce magari delle leggi che ti fanno arrivare a fine del mese, oppure che fa arrivare gente al governo tipo Monti, e quindi non ti fa arrivare non solo alla fine del mese, ma non ti fa arrivare neanche a metà mese, forse sono cose che ti riguardano, quindi è meglio che ci mettiamo un attimino a parlare un pochettino di quelle che sono le conseguenze dei sistemi elettorali, specialmente di quelli che abbiamo visto sia a Londra sia in Francia, per vedere com'è che succede questo trucco di magia tale per cui un sacco di gente vota dei partiti e questi partiti invece non vanno in Parlamento e ci vanno degli altri. Allora, cominciamo con quello di Londra, che è un caso più semplice. Allora, in Gran Bretagna tutto il territorio è diviso in tanti piccole aree e in ogni area vince chi prende più voti. Sì. Questo sembra tutto sommato semplice, no? Cioè, supponiamo che io sia a Cologno Monzese e a un certo punto a Cologno Monzese vanno a votare tutti e chi prende più voti passa, no? Sì. Uno in apparenza potrebbe dire boh, ma che problema c'è, insomma, no? con un sistema del genere, è giusto. Però vediamo cosa è successo in Gran Bretagna. In Gran Bretagna i conservatori, diciamo così, che erano al governo prima, ne hanno fatte più di Bertoldo, no? Hanno cacciato via Boris Johnson, che era quello che era stato eletto, che aveva fatto la campagna elettorale, avevano trovato a mettere prima una signora che non sapeva mica tanto bene quello che stava facendo, dopodiché ci hanno messo un miliardario indiano, no? come Rishi Sunak. Voi capite adesso, già che parliamo qua fra noi non ci ascolta nessuno, ma se uno è il partito conservatore, per intendersi, quelli che fosse per loro andrebbero ancora in giro con la bombetta e l'ombrello, no? Sì. Tu ci metti un miliardario indiano come leader, non credo che funzioni. Non è, oltretutto, se poi cominciate, e questo è quello che hanno fatto i conservatori inglesi per completare il meccanismo, cominciate a fare le cose che magari farebbero quelli della sinistra. E la gente a un certo punto gli gira le scatole.
perché dice, ma scusa, ma io ho votato voi perché facciate le cose differenti e invece voi cominciate a fare le cose della sinistra, no? E va bene. Allora a quel punto si sveglia, si alza dalla bara, no? Invece di Dracula si alza Nigel Farage, che è storico, leader, quello della Brexit, no? Per intendere, sì. Quello che aveva inventato il Brexit Party, quello che aveva, diciamo, che aveva inventato un partito che convogliava tutti quelli più arrabbiati, quelli più che volevano delle decisioni più radicali, no? Conservatori, ma radicali, insomma, che volevano vedere un cambiamento, che volevano vedere la Brexit, che volevano vedere la Brexit completata e che soprattutto volevano anche che da questa Brexit iniziasse un percorso netto di differenziazione, no? rispetto al passato. Quindi dal nulla arriva Farage e dice: io faccio un partito che si chiama Reform, no? E così facendo vedrete che prendo più voti dei conservatori. Caspita, effettivamale è successo, cioè vale a dire, arriva il Brexit Party, dal nulla prende 6 milioni di voti, lui vince la sua scommessa, ma il risultato però che cos'è? Che i voti di chi vuole votare a destra si sono divisi, quindi supponiamo che su 10 persone che volevano votare a destra, 5 hanno continuato a votare i conservatori e 5 hanno votato Farage. Peccato però che il sistema, come vi ho detto, è che chi arriva per primo passa. E allora invece, dato che i laburisti erano tutti assieme, anche se hanno preso pochi voti, diciamo che ne abbiano presi 6, allora a Cologno Monzese, Cologno on the Mountains, no? in Gran Bretagna, la piccola circoscrizione dove c'è in palio un seggio in Parlamento, abbiamo che il laburista, quindi quello in teoria di sinistra, prende 6 voti, i conservatori ne prendono 5, Reform ne prende 5 e passa il laburista, quindi passa quello di in teoria sinistra, anche se la sinistra inglese magari fosse come che noi avessimo la sinistra inglese, lo sono molto più, sono un po', diciamo, da noi da loro la Schlein non c'è, ecco, mettiamola così. Comunque, fatto sta che il risultato è che magari l'elettorato di destra diviso in 2 perde, e alla fine di tutti questi milioni di voti Farage porta a casa solo 4 deputati, no? Sì. È una cosa un po' incredibile, però è una cosa, devo dire, prevedibile, perché le regole ti dicono passa chi ne prende di più, quindi se un'area politica si divide, automaticamente si condanna a perdere. E quindi uno deve valutare cos'è che vale di più. Vale di più l'intenzione della gente, che in maggioranza vuol votare a destra, o vale di più la capacità di fare accordi o quantomeno di non dividersi, no? Perché se no, altrimenti succede quello che è successo. Però devo dire che, insomma, piace o non piace, il sistema inglese almeno è un pochettino chiaro, è molto brutale, cioè vale a dire, lascia senza rappresentanza magari milioni di persone, e quindi mi rendo conto che faccia molto arrabbiare, però insomma si sa già com'è, no, la questione. Quello che invece diventa trascolora, diciamo così, in truffa, è il sistema francese. Infatti. Il sistema francese invece è cosiddetto a doppio turno, noi più o meno lo conosciamo perché è, diciamo, non troppo differente da quello che si usa per i sindaci, piuttosto, no, beh, per i sindaci, perché poi per le regioni sono poche che hanno il doppio turno, la maggior parte sono al turno unico. Comunque diciamo che,
che più o meno ci possiamo ricordare con quella dei sindaci. E anche recentemente nelle nostre elezioni amministrative abbiamo cominciato a capire che c'è un piccolo problemino anche con questo sistema, con questo nostro sistema di a doppio turno di elezione dei sindaci. Perché? Perché vi ricordate le famose considerazioni che dicono: ah, ma noi siamo andati così bene al primo turno e poi abbiamo perso il ballottaggio, no? Poi avete perso il ballottaggio perché? Perché il sistema a doppio turno è un sistema che viene costruito perché vincano quelli contro. Cioè, io sono contro qualcuno, benissimo, questo qualcuno che rischia di vincere, tutti gli altri si mettono assieme contro questo perché non va bene, e vince un altro. C'è un piccolo problema in questo sistema. Va bene votare contro, no? In questo caso ovviamente il contro è sempre lo stesso, cioè vale a dire il pericolo fascista, no? Anche se ormai certo. Il Rassemblement National della Le Pen, di Bardella, di fascista, non c'ha veramente più nulla. Però solito discorso, oddio i fascisti, no? Che tutti assieme contro i fascisti, benissimo. Allora, tutti assieme contro i fascisti riuscite, e il sistema a doppio turno funziona così, cioè vale a dire al primo turno tutti prendono un tot di voti, dopodiché quando il secondo turno si prendono i due che hanno preso più voti. Nel caso della Francia invece è ancora più complicata la cosa, perché possono arrivare fino a 4, perché praticamente nel secondo turno vanno quelli che hanno preso più del 12,5% degli aventi diritto al voto. Per cui cosa succede? Succede che supponiamo che ci siano tre gruppi, come è proprio il caso francese, vale a dire c'è la destra del Rassemblement National. Ci sono i comunisti, per intenderla chiara, perché tutto sommato sono abbastanza così, no? Cioè quelli di Mélenchon e così via, sì. Che già loro si sono messi assieme con un sacco di altra gente, con i socialisti, con quelli più moderati, con quelli più comunisti, no? E così via. Cioè tutto un orrido mischione, no? Con le varie loro Ilaria Salis, no? e cose simili. Dopodiché ci sono i macroniani, no? Quelli ultraeuropeisti e così via. A quel punto che cosa succede? Succede che vanno al ballottaggio questi tre, e dove magari la Le Pen ha preso il 40%, gli altri hanno preso il 25% a testa, no? Allora che cosa fanno però? Subito, e quindi si fa capire che c'era stata una regia, perché altrimenti una cosa del genere non la inventi il momento dopo le elezioni, no? La prima cosa che hanno subito dichiarato i vari Mélenchon e così via è stata: noi al secondo turno ritireremo il nostro candidato che è arrivato terzo, in modo tale da non dividere i voti. E tutti devono votare qualsiasi cosa non sia la Le Pen. Quindi cosa succede? Succede che se l'elettorato aveva questi tre partiti come scelta, al secondo turno se ne ritrova sempre solo due, con l'istruzione da parte di chi è rimasto, no? diciamo così, di ricevere i voti anche da quell'altro. Per cui ecco che magicamente quello che c'era, che aveva il 40%, si trova di fronte un candidato che fra due partiti che avevano il 25% rischia di prendere il 50% e di passare lui, che è quello che è successo. Praticamente in ogni circoscrizione il candidato della Le Pen si trova, che era stragrande, che era super primo al primo turno, si trova a diventare secondo. Perché? Perché gli altri prendono i voti di tutte e due, che però non c'entravano nulla fra di loro.
cioè il macroniano centrista europeista rispetto al comunista di Mélenchon, non c'entravano nulla, ma non importa, perché tanto si vota contro. E questa però capite che è una truffa, perché se questi due partiti pensavano o avevano una mezza intenzione di unire i voti, ma che lo dicessero prima. Che lo dicessero prima e mettessero sul piatto che tipo di programma hanno. Ovvio che non, un programma che non sarà esistente, perché figurarsi se Mélenchon, che è uno che vuole proporre degli aumenti di spesa tale da scassare il bilancio che già in questo momento per la Francia sotto procedura di infrazione, ma con delle situazioni, come abbiamo spiegato tante volte, molto più gravi rispetto alle nostre, perché loro sono in deficit sia di bilancia commerciale che di spesa normale. E poi dall'altra parte vogliono compensarlo con patrimoniali, tasse, insomma tutto l'armamentario alla Monti o alla Bertinotti. È un programma comune con gli altri, non lo sarebbe riuscito a fare. Invece contro, certo, non si parla di programmi, non si dice nulla, non si dice che cosa si farà, si dice semplicemente noi votiamo contro quello là. E questa è la truffa, cioè noi abbiamo un sistema che è contro i fascisti, no? Anche se non sono fascisti, è il risultato che da tutte e due le parti stranamente vince sempre il PD, no? Vince sempre il PD locale, perché? Perché si mettono senza scrupoli, senza ritegno, senza nessun tipo di ideologia o cose di questo tipo, a fare dei trucchi, dei giochi e dei sistemi che obbligano il povero elettore di destra che pensava di aver fatto il suo dovere, di essere finalmente arrivato al momento giusto dove prende la maggioranza e così via, rimane con un pugno di mosche. Ma dopo sicuramente lo stop delle 10, che sicuramente tu farai per far partire il jingle, esatto. Vediamo perché non tutto il male viene per nuocere. Però io poi le vorrei chiedere anche un'altra cosa, tra poco. Ma sono qua. E rieccoci, le 10:03 minuti e 32 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Scuola di Magia insieme con il senatore Claudio Borghi. Rieccoci qua, senatore. Stava dicendo? Eccomi qua. No, stavo dicendo praticamente che queste cose che sembrano degli arzigogoli, no? Vale a dire la legge elettorale, che noia, cose di questo tipo, in realtà condizionano il risultato della democrazia, perché in tutti i casi noi abbiamo che quello che dovrebbe essere la maggioranza espressa dai cittadini non si tramuta in una rappresentanza analoga, e quindi in molti casi si trovate dei cittadini che in maggioranza votano per un partito, ma stranamente quelli che si mettono assieme e che riescono poi a vincere sono quasi sempre le forze di sinistra. C'è da dire che non tutto il male viene per nuocere, perché, prima cosa, in Italia vedete che non succede. Non succede perché innanzitutto abbiamo un sistema più onesto. Il nostro sistema è un sistema sostanzialmente proporzionale. Sì. Cioè, diciamo che la maggior parte dei deputati e dei senatori sono eletti con un sistema proporzionale, vale a dire tot voti prendi, tot deputati prendi o senatori prendi. Io per esempio sono eletto nel sistema proporzionale, e quindi i miei voti non vengono da alleanze farlocche o cose di questo tipo, vengono totalmente da voti di gente che voleva votare uno della Lega e quindi si è trovato uno della Lega. Dall'altra parte, diciamo che la parte, quella anche da noi eletta col sistema invece uninominale, un po' simile a quello inglese, cioè vale a dire chi prende più voti in una certa area, che nel nostro caso è un po' più grande, perché i deputati e i senatori eletti con questo sistema sono di meno, e quindi il territorio nazionale diviso in aree un pochettino più grandi, non piccoline come quelle inglesi. Ecco che
a casa nostra il centrodestra trova più facile unirsi rispetto alle forze di opposizione, cioè PD, 5 Stelle, cose di questo tipo, fanno abbastanza fatica a mettersi assieme, anche perché in una maniera o nell'altra li conosciamo bene come fanno, no? Cosa sono, chi sono. Per cui la credibilità è un po' quella che è, insomma, di questo, del famigerato campo largo, no? Certo. Per intendersi. Per cui, in una maniera o nell'altra, da noi queste cose attaccano meno, e infatti vedete che al governo ci siamo noi e non c'è al momento il PD. Da noi funziona in un'altra maniera l'arrivo al potere del PD, no? Arriva per tramite dei governi tecnici. Di solito a un certo punto c'è sempre qualcosa che non quadra, allora magicamente il Presidente della Repubblica, no, tira fuori e dice: ah, tu hai votato Berlusconi, vabbè, pazienza, però io ci metto Monti, oppure: ah, ma tu hai votato la Lega e il 5 Stelle, vabbè, pazienza, io ci metto Draghi, no? E così via. Quindi diciamo che da noi il sistema di arrivo al potere di persone non votate dalla maggioranza degli italiani arriva per quelle che, diciamo, più semplicemente si chiamano o le congiure di palazzo, dove il palazzo è quasi sempre il Quirinale, o simili. Ma almeno fortunatamente non succede per i voti, anche se ovvio che una svolta di tutta la nostra storia recente, vale a dire quando a un certo punto, per un sistema elettorale mal congegnato, dove dava il potere, un premio di maggioranza enorme a chi prendeva più voti, e anche lì facendo la mucchiata c'erano riusciti e così via, purtroppo ci ricordiamo cosa successe, vale a dire nel 2006, se non mi ricordo male, ma direi nel 2006, a un certo punto i famosi 24.000 voti che fecero perdere il centrodestra alla Camera segnarono tutta la nostra storia recente, perché sulla base di quei 24.000 voti, cioè vale a dire nulla, no? Che oltretutto manco c'erano al Senato, il risultato che cosa fu? Fu che la sinistra riuscì a prendere un enorme premio di maggioranza, questo premio di maggioranza poi portò Prodi al potere, e subito, praticamente la settimana dopo, portò Napolitano alla presidenza. 24.000 voti costarono il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Anche lì, comunque, in certi casi dobbiamo, anche noi elettori dobbiamo svegliarci, cioè noi dobbiamo capire bene che cosa sono i sistemi elettorali, come funzionano, e se qualche all'epoca si fossero votati meno partitini di disturbo, no, e così via, sarebbe bastato quello per non fare questo errore. Comunque, vabbè, diciamo che da noi va un po' meglio. In Francia però che cosa succede adesso? Succede una conseguenza che secondo me non era intesa, perché non so se avete presente che tutti i più raffinati commentatori politici, quando Macron ha chiamato queste elezioni anticipate, non era obbligato a farlo, No. Cioè, non avrebbe potuto tranquillamente andare avanti con il Parlamento che c'era. Quindi alla fine, attenzione ai commenti, cioè in ogni caso quella di Macron è stata una sciocchezza, perché si è ritrovato con il suo partito con 80 seggi in meno, la Le Pen ne ha 50 in più e tutta la mucchione dei socialisti ne ha 30 in più, quindi il risultato non è stato clamoroso, cioè quello che ha perso all'interno dei seggi è solo uno ed è Macron, quindi e non era obbligato a farla questa mossa, per cui non è che sia sta gran cosa, ma soprattutto i più attenti commentatori dicevano: questa mossa di Macron è geniale, perché le elezioni, quelle che davvero contano in Francia, sono quelle per la presidenza della Repubblica, perché quella è una Repubblica presidenziale, quello che comanda davvero non è il capo del governo, ma il Presidente della Repubblica. Tant'è vero che vedete che ai meeting internazionali e così via ci va Macron, non ci va mai il Presidente del Consiglio. E allora cosa succede? Succede che l'idea era:
Ecco, vedi, Macron, sapendo che la situazione economica è orribile per la Francia, fa andare al governo quelli della Le Pen, in modo tale che si prendano in faccia tutto il casino economico, la gente si vaccini, virgolette, poi se vuoi abbiamo anche 2 minuti per parlare di quello. Comunque la gente si vaccini contro l'arrivo di queste nuove persone al governo, perché dopo averle viste vedranno che non riescono a risolvere la questione economica in cui ci siamo cacciati, anche perché è l'unica maniera per venirne fuori senza o la collaborazione o cambiare le regole europee o uscire dall'euro, per intendersi, è quella di mettere tagli, tasse tipo Fornero. Allora dici, io glieli faccio fare a loro. E così facendo, quando si arriva poi alle elezioni che contano fra 2 anni, che sono quelle della Presidenza della Repubblica, questi sono bolliti e io posso essere rieletto in carrozza, o me o un mio amico, no? Diciamo così. Adesso però questo giochino delle desistenze e così via è riuscito talmente bene che c'è un piccolo problema. Adesso tutto questo disastro, che magari l'idea era quella di farlo gestire a quelli dell'Assemblea Nazionale, per virgolette far vedere alla popolazione che non riuscivano a risolverlo, e adesso ce l'hanno loro, e ce l'hanno loro in mano a una coalizione piena di contraddizioni. E allora cosa succede? Ecco il teatro, no? Dice, ultima, dato che loro ovviamente sapevano come sarebbe andata e quindi hanno avuto tempo, no, di preparare il teatro, che spero che non nessuno creda che le forze di governo stiano lì anche loro a aspettare l'exit poll. Cioè, infatti mi auguro che lo sappiate, che tutti lo sapevano anche prima, no? come sarebbe stato il risultato, e quindi c'era tempo per preparare una risposta. Guardate com'è stato il teatro. Non appena sono venuti fuori gli exit poll, hanno fatto uscire quello della destra radicale Mélenchon, che ha fatto per primo un discorso che era assolutamente incendiario, no? Cioè del tipo, ah, Macron è un coglione, noi andremo sempre contro alle idee macroniste, io domani pretendo di avere la guida del governo. E sempre domani, dopo che avremo la guida del governo, raddoppieremo le pensioni, raddoppieremo il salario minimo, e così via. Cioè, tutte delle cose con la folla in delirio: ah, che bello, domani mi si raddoppia la pensione, domani mi si raddoppia lo stipendio, no? E così via. Perché gli hanno fatto una roba del genere? Ma semplice, perché sapeva perfettamente che lui non avrebbe avuto in ogni caso la maggioranza, perché questo sistema aveva ottenuto che il Parlamento diventasse assolutamente spaccato in tre. Quindi lui veniva, diciamo così, si autometteva da parte da qualsiasi tipo di giudizio che sarebbe stato dopo, no? E diciamo così, no? Veniva conservato per far la verginella, sì, in modo tale che in futuro lui avrebbe potuto dire, guarda, io fosse per me ve l'avrei raddoppiate le pensioni, no? Fosse per me io avrei raddoppiato gli stipendi, come non si sa, no? All'interno delle regole europee, ma non importa, cioè, tanto l'importante è farlo credere a tutta una serie di soggetti adoranti, no? Che dicono, che bello, vedi, questo è l'antieuropeista di sinistra, no? Quello che tanto ci piace, non come quei fascisti. E dall'altra parte si sta preparando invece la cosiddetta maggioranza Ursula, no? Anche in Francia, dove i macronisti, insieme con i socialisti, che si sono presi tutti e due i voti di Mélenchon, perché col fatto che hanno utilizzato questo trucco per non far vincere la Le Pen, no? I voti di Mélenchon sono andati sia ai socialisti sia ai macroniani, no? E così via, perché in tanti collegi dove magari c'era il macroniano e quelli di Mélenchon come dei pecoroni, perché tanto quello di sinistra fa quello che gli dice il capo, fa quello che gli dice il leader senza discutere, no? Mentre invece il nostro elettore è sempre lì a spaccare il cappello in cinque, no? Ma io però non voto te, perché è vero che sei candidato
tu, ma a me sta sulle balle quel governatore là, e quindi allora io non ti voto perché sei nello stesso partito in cui c'è quello che mi sta sulle balle, perché ma io ho visto sui giornali che il sindaco della Lega di Pizzoferrato una volta ha detto una cosa che non mi piaceva, e quindi io non vedo perché dovrei votare te, che poi magari faccio un favore a quello là che ha detto una cosa che non mi piaceva. Ecco, questi siamo noi. Loro, pecore, no? Via, cioè Mélenchon che gli dice votate il macroniano, tutti via, contro il fascista, tutti a mettere la loro schedina nell'urna, no? Con il voto, con quello che gli ha detto il partito. La sinistra ha i migliori elettori del mondo, cioè, fanno anche qua da noi, sindacati e così via, tutti a votare qualsiasi cosa con la preferenza che loro indicano. Votate Ilaria Salis, benissimo, votiamo Ilaria Salis. Votate Bonaccini, Bonaccini. Votate De Caro, De Caro. Cioè, lì non c'è veramente una banda di un esercito compatto e così via che poi alla fine paga. Ecco che il risultato è che Mélenchon e tutti quelli che sognavano la pensione doppia, che sognavano cose di questo tipo, sono belli in fila a votare per tutti. Questi voti verranno utilizzati per fare la maggioranza Ursula. La maggioranza Ursula, no, farà un bel programma di austerità, no, che è l'unica cosa che arrivano lì e diranno purtroppo, ahimè, ci sono delle decisioni dure da prendere perché siamo sotto procedura di infrazione, voi capite, no, e così questo tipo, però non vi preoccupate, in realtà non le prendiamo dai poveri cittadini, facciamo le belle tasse patrimoniali e similari, così pagheranno solo i ricchi. Questa bella cosa era la stessa roba che vi diceva Monti, no? Vi ricordate? Cioè, mentre vi metteva l'IMU e mentre tagliava le pensioni, cioè cosa che uccideva la povera gente da tutte le parti, però vi ricordate che metteva la tassa sulla nautica, che poi dopo era stata aveva ottenuto che non la pagava nessuno, perché ricordo perché quella copertina del manifesto, anche i ricchi piangono con lo anche yacht. I ricchi piangano con lo yacht, no, queste quelle belle cose lì, quello era il governo Bertinotti. Comunque anche con Monti avevano fatto la stessa cosa, cioè tassa sulla nautica. Risultato, settore della nautica italiana in ginocchio, quindi un botto di licenziamenti fra operai portuali e cose di questo tipo, gettito zero, e il risultato è dovuta essere cancellata e anzi restituita quella tassa sulla nautica, perché se uno si ricorda, e dall'altra parte invece l'IMU ce la stiamo ancora portando dietro, la Fornero ce la stiamo ancora portando dietro, no? Quindi succederà probabilmente una cosa di questo tipo che se, dal mio punto di vista, se non capiscono questo giro i francesi, e quando si arriverà alle elezioni presidenziali non voteranno in massa la Le Pen, io alzo le braccia, perché a quel punto significa che proprio vuol dire non aver capito nulla, no? Cioè, nonostante tutto. Senatore, ma io le pongo due domande, poi chiudiamo appunto con le sue parole a proposito delle vaccinazioni, il suo emendamento, perché siamo, il tempo ci sta correndo dietro, però le volevo chiedere questo. Punto 1, per avere delle maggioranze stabili ed evitare accrocchi di vario genere, non sarebbe il caso di introdurre un unico turno e il premio di maggioranza che da sempre tormenta la sinistra italiana, la famosa legge truffa del 53 che non scattò per una manciata di voti e così via. La seconda cosa, Fausto Biloslavo stamattina su Il Giornale sottolinea un'altra cosa, che chi è che ha appoggiato soprattutto Mélenchon? Il voto islamico. E Biloslavo chiude il suo pezzo sottolineando questo fatto. Con Mitterrand negli anni 80 votavano 500.000 islamici, oggi votano 5 milioni. E noi come siamo messi? Che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, sono due considerazioni assolutamente corrette, vale a dire, per essere sicuri di avere la governabilità basterebbe aggiungere al nostro sistema elettorale, che va bene,
una piccola clausoletta che dice che nel caso in cui, nonostante ci siano già i correttivi, nonostante ci sia già un terzo di uninominali per dare una specie di premio di maggioranza implicito, ma nel caso in cui una coalizione non riuscisse ad arrivare al 50%, la prima coalizione, quindi quella che ha preso più voti, prende un piccolo premietto di maggioranza sufficiente per farla arrivare al 50%, al 55%, diciamo, un livello adatto per poter governare. Se ci fosse stato questo piccolo cambiamento, capite che nella scorsa legislatura, invece di esserci stato il delirio che c'è stato, quindi Giuseppi, Conte 2, Conte 4, PD, 5 Stelle, cose di questo tipo, dato che, sebbene anche se in pochi si ricordano, ma quello che la coalizione che aveva preso più voti anche la scorsa legislatura era quella di centrodestra, ci sarebbe stato un sano governo di centrodestra e forse certi deliri e certe pazzie, incluso Conte, Draghi, no, e cose di questo tipo, non avremmo dovuto vederle. Quindi sì, basterebbe cambiare quella piccola cosa e saremmo sicuri. Per quanto riguarda invece il voto islamico, in Francia c'è un problema grosso come una casa. Cioè, vale a dire, abbiamo frutto dell'immigrazione incontrollata portato all'arrivo di milioni di nuovi francesi che votano, che vogliono soldi e così via, seguendo anche le promesse di Mélenchon, che strumentalmente lui si presenta oltretutto come antisemita, perché ovviamente lui ce l'ha con Israele perché sa che deve dare argomenti a questa massa di islamici che sono sul territorio francese, che cominciano a votare. E il risultato è che la situazione diventa esplosiva. Perché questo sarà uno dei motivi di scatenamento di un casino futuro che non porterà nulla di buono, quando cercheranno questi della mucchione pro governo tecnico che stanno dalla maggioranza Ursula Bis, che stanno cercando di congegnare, vedete che questi che si erano fatti la bocca su il raddoppio del salario minimo, no? Salario minimo a 1600 euro, attenzione, e altre cosucce, si troveranno invece a dover pagare più tasse e similari, e verrà fuori un grande casino, perché già il francese di suo era incazzoso, e infatti le rivoluzioni le fanno in Francia, non le fanno in Italia. Voi immaginate cosa può essere il francese magrebino islamico, no? Messo lì, se non gli viene dato quello che gli viene promesso, anzi vengono toccati, no, alcune delle cose che già magari oggi hanno, per cercare di fare la salvifica austerità. Il risultato purtroppo sarà inevitabilmente un gran casino e una grande violenza, a questo punto tutto potrebbe succedere. Certo, tutto potrebbe succedere, anche perché Billo Slavo, nel suo servizio sul Giornale, ricordava un recente meeting, 8.000 islamici a Monfalcone, dalla sindachessa Anna Cisint, che ora è eurodeputata, con il rettore, l'ex rettore dell'Università di Udine, che arringava questa folla con le donne col velo, alcune col burka integrale, dicendo: il futuro siete voi, porterete voi il benessere in questo paese. E io pensavo che il futuro fossero gli imprenditori che ogni mattina si alzano e si fanno un culo così dalla Brianza fino a Lampedusa, però forse mi sbagliavo. Certo. Ma d'altra parte, ma cosa crediamo? Cioè che quando ci mettiamo a dire non va bene l'immigrazione incontrollata, non vanno bene i clandestini, è una nostra l'egoismo, cioè noi che non capiamo cose di questo tipo, oppure è semplicemente tenere presente che in una barca
ci si sta in 10 e se c'è la portata massima è 10 e se invece noi proviamo a farcene stare 40 va tutto bene, ma se ne sta 40 va tutto bene, ma non solo la barca affonda. Ma se anche non affonda, a un certo punto si dice, comincia a vedersi il pericolo di affondamento, ma poi quelli che sono più violenti, quelli che sono più cattivi, sono quelli che poi ti cacceranno fuori bordo. Cioè, io credo che noi non abbiamo neanche più gli anticorpi, mi verrebbe da dire, no? Per reagire. Contro persone che sono abituate a violenze giornaliere, guerre, cose di questo tipo, che quindi noi pensiamo di poter trattare così, parliamone da persone civili, sì, parliamo da persone civili se ci fosse la persona civile, ma tu non vuoi vedere che cosa succede per le strade nel momento stesso in cui una persona che è meno civile di te prende e comincia a diventare violenta. Io temo che in Francia vedremo proprio questo. Ed è quello che temo anch'io. Senta, senatore, per concludere, lei ha precisato che non è un'iniziativa del partito, è un suo emendamento, e naturalmente le polemiche non sono mancate. Cosa prevede il suo emendamento in tema di vaccinazioni? Ma molto semplicemente consentire, togliere questo impedimento che i bambini vadano all'asilo se non sono vaccinati. Cioè, mi verrebbe a dire asilo libero per tutti, cioè, a me sembra che sia assolutamente una barbarie che io costringa genitori e bambini, no, a fare 10 vaccinazioni di colpo obbligatorie a un bambino che ha meno di 3 anni, comprese quelle che potrebbe fare tranquillamente in età adulta o se desidera, o alcune che forse non servono neanche più perché magari si sta parlando di malattie che non ci sono, e che se anche per caso fra 10 anni iniziassero a ritornare per un qualsiasi motivo, nulla impedisce di farle dopo le vaccinazioni, non è che hai perso il treno, e alcune poi ormai adesso ci sono cure, no? E così questo tipo, per cui se anche una malattia che è quasi debellata per un qualsiasi motivo, no, arrivasse un caso similare, potresti curartela con un normale antibiotico, e intanto ragionare se è il caso di ricominciare con le vaccinazioni. Insomma, ci sono tutta una serie di motivi, tale per cui invece si prende un piccolo bambinetto e gli si fanno 10 vaccinazioni contemporaneamente, perché sennò altrimenti questo all'asilo non può andare. Ecco, questo mi sembra oggettivamente una vergogna, e al di là degli aspetti etici, no, però uno dice, sono stato subito, no, sono saltati fuori dalla loro bara i Virostar, Bassetti, no, cioè tutta quella gente lì che dovrebbe farmi un monumento perché nessuno li calcolava più, no, invece sono andati a tirarli fuori dalla sentina, no, in cui si trovavano per andare a commentare questa cosa. Però se come dicono loro, e anche qualche alleato, una follia antiscientifica, torniamo al Medioevo, no? E così di questo tipo. Vabbè, innanzitutto al massimo torniamo al 2017, che è l'anno in cui è entrato in vigore questa legge, quindi il Medioevo, diciamo, sarebbe un po' vicino, ecco. E dall'altra parte, se fosse davvero una follia antiscientifica e così via, significa che in tutta Europa sono tutti dei folli antiscientifici, perché gli obblighi vaccinali sono un'eccezione, non la regola, perché la stragrande maggioranza dei paesi lascia libertà di scelta. E io posso anche capire il perché, perché molto banalmente, se uno fosse preoccupato per una malattia che può oggettivamente diventare grave, come il morbillo, no, e così via, senza problemi va a fare la vaccinazione. Dall'altra parte, una mamma con il bambinettino in mano, no, che dice, ma cosa mi fate 10 vaccinazioni tutto di un colpo? Dice, no, facciamo che non ne faccio nessuna, pazienza, farò meno dell'asilo, e il risultato è che poi non fai neanche quelle che magari invece servirebbero, no? Come sempre, modus in rebus, da noi non c'è mai il modus in rebus, magari anche perché forse sono girati qualche incentivo, diciamo così, no, da parte delle case farmaceutiche,
Il risultato è che tutte le opinioni poi si radicalizzano sempre senza mai parlare tranquillamente del merito e del metodo. Comunque io più di presentare le proposte non faccio, poi che decidano i deputati. Molto bene, senatore, io la ringrazio molto del suo tempo e noi ci ritroviamo allora tra una settimana. Grazie mille, arrivederci. Grazie ancora. Allora, noi chiudiamo qui la nostra scuola di magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini. Avete ascoltato Scuola di Magia.